tagliamo la zucca a metà e la facciamo a dadini. Abbiamo privato la zucca dai semi. Andiamo a cuocere la zucca. Per prima cosa mettiamo due giri di olio in una pentola, una cipolla tagliata, e la facciamo imbiondire. Dopo pochi minuti aggiungiamo la zucca. Aggiungiamo un po' di acqua calda e la copriamo. Facciamo cuocere la zucca circa 15 minuti a fiamma moderata, mescolando spesso. Aggiustiamo di sale. La zucca è pronta, spingiamo, deve avere questa consistenza. Prepariamo la besciamella. Mettiamo il burro dentro un tegamino. Uniamo la farina al burro e mescoliamo. A questo punto, un po' alla volta, aggiungiamo il latte. Aggiungiamo a filo il latte restante. Aromatizziamo con noce moscata. E un pizzico di sale. A questo punto mescoliamo fino a far addensare la besciamella. La besciamella è pronta, deve avere questa consistenza, non troppo densa. A fuoco spento mettiamo tutto il gorgonzola dentro la besciamella. Iniziamo a fare gli strati, mettendo subito un po' di besciamella alla base della pirofila.
Dopo la besciamella mettiamo la sfoglia della lasagna, la zucca, il parmigiano, un'altra sfoglia di lasagna e sopra la besciamella. Ora la zucca e così fino a fine esaurimento degli ingredienti. Pronti per infornare. A forno ventilato, preriscaldato, a 180 gradi, dopo circa 20 minuti, la lasagna è pronta.
legato a dadini la zucca, la cipolla e le patate. Mettiamo 2 giri di olio in una pentola. Facciamo imbiondire la cipolla qualche minuto. Passato un paio di minuti, aggiungiamo la patata. E la zucca. A questo punto copriamo con il brodo caldo, vegetale oppure acqua. Copriamo e lasciamo cuocere a fuoco medio. Dopo circa 30 minuti la zucca è pronta. Aggiustiamo di sale e pepe. Facciamo una pastella con un cucchiaio di farina e un pochino di acqua. Passiamo nella pastella le foglie di salvia e andiamo a friggere la salvia con un po' di olio in un padellino antiaderente. Dopo qualche minuto le giriamo. Mettiamoci un filo di olio, la salvia fritta e delle arachidi non salate.